La Biblioteca San Giovanni di Pesaro, in collaborazione con il carcere di Villa Fastigi, oggi proietteranno il film Per futili motivi, di cui sarà attore Alessandro Vitale. Come è stata questa esperienza d'attore? È stata una bella esperienza, anche se è stata fatta dentro un carcere, però alla fine siamo riusciti ad uscire fuori, con la mente. Vi siete proposti voi? Come è stata la selezione? Sì, noi abbiamo fatto una domandina come si usa fare dentro al carcere per partecipare a questo corso e poi sono stati scelti alcuni per poter partecipare al film. Quanti mesi avete lavorato alla produzione di questo documentario? 7-8 mesi sicuro. Dove sono state fatte le riprese e qual è l'ambientazione? Dentro al carcere, però non si vede quasi niente il carcere. Si vedono alcune scene dove io entro detenuto. Io ero un capocantiere di un cantiere edile, che vengo licenziato in quanto ho dei problemi di salute e poi da lì lascio tutto un susseguirsi di cose. Voglio investire dei soldi in Tunisia e questi soldi alla fine spariscono e poi bisogna vedere il film per vederlo. Oltre ai detenuti ha collaborato anche il personale del carcere? Sì, hanno collaborato tutto il personale del carcere, i detenuti, che colgo l'occasione per salutarli, se no non mi fanno entrare. E quindi è un'esperienza che ripeteresti, insomma, ti è piaciuto fare l'attore, ecco. Sì. Okay. Se capiterà l'occasione, sì. Da libero. Giussani Valerio ha collaborato al dietro le quinte del film, vero? Sì. Com'è stata e cosa hai fatto concretamente? Ho ricoperto tutta la parte organizzativa, che creare gli spazi, il materiale, qualche costume, cose di questo genere. Ad esempio la parte più difficile? Far vedere allo spettatore che tutto non si svolgeva all'interno del carcere, perché noi purtroppo siamo circondati da ferri, blindati, griglie alle finestre, muri alti 12 metri, quindi abbiamo dovuto creare tutti degli spazi che potessero nascondere un po' queste cose. E poi dobbiamo sempre ringraziare l'amministrazione che ci ha lasciato carta bianca su ogni decisione, su ogni materiale di impiego, quindi è stato, diciamo, ci siamo stati agevolati da questo fatto. È stata una bella esperienza, un'esperienza positiva, insomma. Sì, nuova e positiva. E poi, diciamo, c'è sempre da imparare, quindi è stato bello, insomma. Grazie, allora.